Buongiorno da Radio Parco, buongiorno dalla sala convegni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in Pescasseroli per attendere l'avvio del convegno celebrativo del centenario dalla legge istitutiva del Parco Nazionale d'Abruzzo, 11 gennaio 1923, 11 gennaio 2023. Grazie.
parliamo di una colonna che volevo presentare così a Sergio. Abbi pazienza, scusate. Dopo tanto, dal 2002 al 2008, per tutta quella parte di ricostruzione dei tempi, eccetera. Sono una parte ancora prima della lì ci sono poche fasi, in tutta la parte seconda è il contrario, non bisogna individuare le cose più essenziali, per cui mi faceva piacere sentire Francesco De Lega, e faccio giro. Sì, stai facendo delle cose. Siamo in diretta, è iniziato la diretta. Ancora qualche minuto di attesa, speriamo pochi e dovremmo essere pronti per l'avvio del convegno. Diamo il buongiorno a chi si è collegato in diretta dalla sala convegni del Centro Natura del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise di Pescasseroli. Per questo convegno che celebra la legge dell'11 gennaio 1923, il Regio Decreto numero 257 che istituisce il Parco Nazionale d'Abruzzo. Thank you.
Buongiorno a tutti, prego gli ospiti di accomodarsi. I saluti sono trasversali e davvero ringrazio di voi tutti i partecipanti. Inizio dalla signor prefetto, che ci onora sempre della sua presenza, il signor presidente della regione Marsilio, consigliere della regione Molise di Baggio, il comandante provinciale dei carabinieri, tutti gli altri colleghi, tre presidenti di Parco Nazionale in attesa di altri e altri vari ospiti. Direi che in apertura passo la parola subito al presidente Cannata per la lettura del saluto che ci ha mandato il sottosegretario, il senatore Barba. Prego, presidente. Buongiorno a tutti, impegno istituzionale sul decreto Ischia e quindi praticamente non può essere presente quest'oggi. È con sincera emozione che mi accingo a scrivere queste poche righe su un palco, ancorché su un territorio che considero mio vicino da sempre. Con la sua cultura che tutti i borghi e una natura di incontaminate vette, passi altipiani, vere e proprie terrasse sulla cultura. Una terra che, pur ricchissima di contenuti unici, continua a mantenere una sua identità riservata, come lo sono i suoi abitanti, e ancora preservata nelle sue bellezze nonostante lo scorrere del tempo, come è il caso delle ricchezze delle parti. Il lago Vino, passo da Padre, che mostra lungo il cammino, che ricordo il tenuto impegnativo, giustamente, quelle faggete che costituiscono l'habitat ideale per gli orsi bruni massicani. Esempio di biodiversità di esemplari unici al mondo presenti nel parco. Con loro cervi, camosci, facile da incontrare salendo verso le cime e anche sulle strade, proprio volta. Da anni frequento queste terre come tanti romani. Quando l'11 gennaio del 23 con Regio Decreto venne costituito ufficialmente il parco nazionale d'Abruzzo, i governanti di allora regalarono all'Italia un luogo unico in cui preservare la biodiversità e conservare la nostra storia. Festeggiare oggi quell'evento vuol dire non solo ricordare i massi della memoria, ma contribuire a diffondersi in quella cultura che deve essere trasmessa soprattutto i nostri giovani. Difendere il patrimonio del nostro paese è un compito che spetta a noi e soprattutto alle generazioni che verranno. Questo parco è qui a dimostrarlo. Il programma di impegni governativi, l'ho già ricordato,
mi tengono lontano da questa prima celebrazione di grande portata evocativa e simbolica. E qui porto i saluti alle autorità che sono presenti e per l'economia dei tempi, ovviamente, con me. Grazie e credo che possiamo procedere con la nostra agenda. Allora, grazie Presidente. Ovviamente, tra i ringraziamenti, le due relatrici, Simone Orsello della Fondazione Erminio Zelzibari, la dottoressa Zambotti, che è autrice del libro che presenteremo più tardi, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Sant'Angelo, che è stato autore, promotore, motore di questa legge regionale, che ha supportato, grazie alla quale siamo stati supportati sia prima e ovviamente nel 21, sia nel 22 e nel 23, con iniziative importanti di cui ovviamente io ringrazio Roberto Sant'Angelo, ma ovviamente tutta la regione. Chiamo per i saluti il sindaco di Pescasseroli, che è il dottor Giuseppe Sipari, che è, come dire, da padrone di casa della città che ci ospita. Prego, sindaco. Molto auguri per il nuovo anno sereno, ricco di salute, impegno e di lavoro per l'interesse delle nostre collettività, per il nostro territorio. Sarò molto breve. 100 anni. 100 anni è un bel viaggio, interessante, lungo, gratificante, che porta dalla nascita appunto del Parco Nazionale dell'Abruzzo fino al Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise. Viaggio, lo definisco viaggio proprio per non dare a esso, o per dare a esso, un significato di divenire, di non compiuto, di progressione continua, perché così deve essere. Ci sono state mete, obiettivi raggiunti, ma ci sono altre mete, altri obiettivi, altre sfide da combattere. Chiaramente in questo era tale, più conservativo, man mano ha avuto, si è rendito di contenuti più ampi, gestione del territorio, tutela della flora, della fauna, sviluppo ecosostenibile, biodiversità, educazione alla sostenibilità. E abbiamo già visto passa attraverso una presa di coscienza dei giovani per poi essere veicolata in un contesto più ampio di presa di coscienza collettiva. Questa sì, garanzia di un successo di questo modello socio-economico. Ma per essere tale deve essere esportabile, deve essere attrattivo, deve vincere le nuove sfide. Una, la prima, lo spopolamento dell'area interna. La seconda, lo sconvolgimento climatico e la tutela del patrimonio idrico, del patrimonio naturale. Per fare questo, a mio avviso, ha bisogno anche di norme attuative, innovative, i PES, i pagamenti dei servizi ecosistemici, una fiscalità agevolata per il territorio. Insomma, una serie di interventi che possono essere codificati all'interno di normative nuove, magari all'interno della revisionata legge quadro 394. Con questo io faccio appunto l'augurio a questo anniversario, ma anche un augurio a questo battesimo di questo nuovo percorso che ci vede tutti insieme. Dottor Di Santo, sindaco di Opi, ma presidente della comunità del parco. Grazie direttore, buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti, la signora prefetto, il presidente Marsilio, il consigliere Di Baggio e tutte le autorità civili e militari presenti, oltre agli illustri relatori. 100 anni sono importanti, sono lunghi, abbiamo già in qualche maniera festeggiato il 9 settembre del 22, il primo, diciamo così, centenario. Noi siamo un parco speciale perché compiamo due volte 100 anni, siamo bicentenari. Siamo già bicentenari. L'istituzione privata c'è stata appunto il 9 settembre, il Regio Decreto dell'11 gennaio del 23, quindi il riconoscimento ufficiale del territorio antropizzato con le esigenze della conservazione della natura non è mai semplice. 100 anni sono stati lunghi, anche a volte difficili, abbiamo sul territorio vissuto momenti anche tragici, dove la conservazione della natura era messa a rischio. E da un altro punto di vista si pensava magari a uno sviluppo del territorio che non era ovviamente compatibile con quelle che erano e sono le esigenze.
esigenze di un parco. Poi con il tempo abbiamo capito che effettivamente forse il modello parco, anche alla luce dei cambiamenti climatici, alla luce degli stravolgimenti del clima che stiamo vivendo, quel modello sul quale noi spesso ci interroghiamo, il modello di montagna da ripensare, forse è un modello che il parco o i territori dei parchi avevano già individuato come un modello sostenibile da un punto di vista della conservazione, ma soprattutto da un punto di vista dello sviluppo socio-economico. Perché a me piace pensarla così: la conservazione della natura negli anni 20 era un po' un atto di ribellione, non era un atto ovviamente di consuetudine, perché erano anni e negli scritti, nella relazione Sito, che altri scritti, il presidente mi guarda perché sono andato lungo, no? negli scritti di Sipari e anche degli scritti di chi coadiuvava l'azione di Sipari, anche il Benedetto Croce, ritroviamo spesso il concetto dell'evoluzione del territorio, ritroviamo spesso il concetto di trasformare questo territorio in qualcos'altro, soprattutto per far ammirare le bellezze che Sipari cita nella relazione come anfratti di bosco inesplorati, che poi, guardate bene, dopo quasi 100 anni, nel 2017, sono diventate le Valgete Vetuste UNESCO, primo patrimonio UNESCO della regione Abruzzo, primo patrimonio italiano per il suo valore biologico, per la sua biodiversità. E allora qual è il valore di queste aree? Il valore di queste aree è il fatto che in Italia il 50% della biodiversità, degli hotspot di biodiversità, sono conservati nelle aree parco e nelle aree interne. E in un momento, come dicevo prima, di stravolgimento climatico, credo che il modello da perseguire sia quello di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo socio-economico. Questo equilibrio può essere dato solo da un'azione, quella di mediazione tra le esigenze delle comunità locali e le esigenze della conservazione, perché laddove le esigenze della comunità locale vengono sposate dall'azione di conservazione, i veri custodi della natura diventano i cittadini di questo territorio, così come i cittadini di questo territorio sono diventati i custodi del parco, i custodi della propria natura. Quindi l'augurio, e chiudo, che faccio al parco e che faccio alle nostre comunità è quello di continuare in maniera intensa a perseguire questo anello di congiunzione tra la conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico, per far sì che diventi sempre più un circolo virtuoso, migliorando da un lato la conservazione e lo sviluppo socio-economico dall'altro. Grazie. Grazie Presidente. Nei saluti è previsto quello del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Glielo porto lì. Grazie a tutti voi, penso che celebrazione del centenario, della bicentenaria della tutela della biodiversità, un'avanguardia, un campo in cui, che oggi è diventato centrale nelle politiche nazionali, internazionali, europee in particolare, ma in tutto il mondo si pone il tema della sostenibilità della biodiversità, della conservazione del futuro e del nostro pianeta e così via. Pensare che appunto 100 anni fa, quando questo argomento sembrava molto molto lontano, io l'ho ascoltato e condivido anche buona parte, quasi tutto ciò che il sindaco e i sindaci prima di me hanno espresso quando ragionano e riflettono sul tema dell'antropizzazione, del trovare l'equilibrio tra le attività storiche e le esigenze di conservazione. Peraltro a volte si rischia, diciamo, di costruire su questo delle, diciamo, posizionamenti o delle narrazioni viziate da qualche ideologismo di troppo che non tiene conto poi della realtà fattuale. Ad esempio, non è, i grandi parchi americani che furono anche un modello in Italia e in Europa di conservazione, non è che qui si sceglie di fare un parco diverso rispetto all'America per una ragione ideologica, è una ragione di fatto, cioè in America le montagne sono disabitate, non hanno mai avuto, come dire, non c'erano i saraceni che infestavano le coste, non c'erano
lotte di campanile che costringevano i cittadini ad arroccarsi. Un conflitto vero poi che si creava su questo territorio, parliamo di 100 anni fa, non era tra l'industria, perché in alcune aree, in alcune zone, diciamo, è stata la civilizzazione e l'industria che ha, diciamo, creato conflitto con la natura. Qui il conflitto difficile da risolvere tra natura e natura, perché sono gli agricoltori che sparavano agli orsi e ai lupi, che allontanavano la fauna selvatica, che disboscavano per tenere vivi, no, i pascoli, le greggi e così via. E questo conflitto esiste ancora ed è ancora, diciamo, il tema più delicato che dobbiamo affrontare. Ed è delicato perché noi abbiamo il dovere di preservare entrambe queste tradizioni, cioè noi dobbiamo permettere a chi vive qui, a chi ha fatto agricoltura, allevamento, da generazioni, creando anche la bellezza e la ricchezza del territorio grazie a quelle attività, dobbiamo permettere di poter tramandare ai loro figli, ai loro nipoti, al futuro, queste attività. E queste attività appunto hanno delle conflittualità endemiche con la fauna selvatica, con la conservazione, con determinati strumenti di tutela. Quindi dobbiamo continuare a coltivare questa capacità di sintesi, che negli ultimi anni in particolare io registro con molto favore, con molto piacere, rispetto a anni precedenti in cui la conflittualità tra le comunità locali e il parco e i parchi, parlo anche della Magliera, del Gran Sasso, insomma di tutti i parchi, il Sirente Velino, tutti i parchi in generale, hanno studiato, hanno lavorato, hanno conosciuto con i piedi, diciamo, piantati sulla viva terra di queste zone, aiuta, diciamo, ad avere un dialogo con le amministrazioni. Credo che i sindaci potranno confermare quello che sto dicendo, che c'è oggi una capacità di relazione, di sintesi, di dialogo con l'amministrazione del parco molto migliore rispetto a decenni passati, in cui si è pagato anche il prezzo magari di gestioni diverse che hanno alimentato appunto la conflittualità che non fa bene. Quando i parchi funzionano, e appunto quelli abruzzesi stanno funzionando e funzionano ogni anno meglio, i territori semmai chiedono di entrare nei parchi, non di uscire, ed è un fenomeno che stiamo anche cominciando a vedere e a verificare. Insomma, c'è un'inversione di tendenza rispetto a chi magari ha vissuto stagioni in cui il parco diventava una difficoltà, una zavorra, un ostacolo per le proprie, diciamo, attività economiche, imprenditoriali o anche turistiche. Oggi invece la valorizzazione del bene parco sta cominciando a dare davvero frutti molto significativi, e il nostro compito è anche accompagnare questo percorso. Grazie quindi anche al Consiglio regionale, qui rappresentato dal Vicepresidente, per aver sostenuto con una legge regionale queste celebrazioni, che non è soltanto un fatto celebrativo, ma è rimarcare l'importanza, il valore che noi tutti diamo alla presenza dei parchi nel nostro territorio. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie anche per il richiamo storico, perché poi alla fine i famosi corsi e ricorsi storici, noi tante volte ce ne scordiamo di quello che abbiamo fatto, banalmente, come dire, un parallelismo lontano vicino, quella che oggi è la vinca, la valutazione di incidenza che il direttore del parco rompe le scatole a tutti quanti per averla, fino a 100 anni fa, quando si andava sui pascoli, l'assegnazione dei pascoli veniva fatta non in funzione della superficie, ma in funzione della superficie utile a un gregge. Cioè si usavano gli aniti, quindi la suddivisione non era 100 ettari a te per portare questa superficie, esistevano gli aniti, che era la superficie utile a far partire per una stagione un gregge della famosa morra di 350 pecore. Quindi all'epoca già facevano le valutazioni di incidenza, cioè la sostenibilità era non l'ultima. Io sono molisano, quindi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Porto i saluti del Presidente Donato Doma, che per altri motivi non è potuto essere presente, solo ieri mi ha delegato, quindi ci teneva ad essere presente, però si scusa, ma è un impegno imprevisto, l'ha tenuto lontano da qui. Siamo gli ultimi, siamo i più piccoli, però siamo ben rappresentati.
rappresentato, in quanto sia il presidente sia il direttore hanno bene, conoscono bene il territorio molisano, che è ricco di molte risorse e soprattutto di molta natura. I complimenti di un parco che è il primo parco che è stato costituito in Italia 100 anni fa. Noi in questi anni stiamo vivendo da ormai più di 5 anni la proposta di istituzione di un nuovo parco, che è quello tra il Molise, il parco del Matese, tra il Molise e la Campania. Tra l'istituzione e il decreto sono passati già 5 anni, quindi noto che 100 anni fa fosse si ragionava in maniera più snella, più veloce, più concreta e più fattiva, perché nel giro di pochi mesi, quindi da settembre a gennaio, si è riusciti quindi ad ottenere questo decreto, che ha portato sicuramente uno sviluppo principalmente alla regione Abruzzo. Ovviamente il ritardo che hanno il Lazio e poi il Molise è dovuto anche al fatto che sono entrati quindi in un tempo diciamo successivo all'istituzione. Quindi mi auguro che il Molise in questi anni possa recuperare e sviluppare di più opportunità che dà il parco. Vi ringrazio per l'attività che fate sul territorio, ovviamente molti enti locali vivono il parco come un problema, ma lo vivono in quanto non si adeguano al sistema. Non è tanto il blocco che può dare il parco alle attività, ma è l'adeguarsi al modo e alle norme che consentono un maggior rispetto della natura. Prima il direttore parlava della vinca, no? Che un'attività e una procedura fondamentale per salvaguardare l'habitat e tutte quanto possibile nel rispetto della natura. Alcuni sindaci, alcuni amministratori la vedono come un problema. Un problema non è, è un rispetto di una regola come ce ne sono tante. Forse abbiamo questo problema in Italia, nei nostri territori, di assimilare o di adeguarsi in maniera veloce all'evoluzione del tempo e di una normativa, che altro non è che modificare delle consuetudini che si portano nel tempo, perché un'attività di miglioramento del pascolo è un'attività economica come può essere quella di costruire un palazzo, faccio un esempio proprio. Però il palazzo forse siamo abituati, oppure abbiamo già un'esperienza per costruirlo, lo vediamo in maniera semplice da realizzare, mentre il miglioramento di un pascolo vediamo come una cosa complicata, però alla fine è sempre un'attività economica che produce alla fine un lavoro che produce una ricchezza. Quindi la natura è un'opportunità economica, oltre che quella di salvaguardare l'ambiente e le nostre origini. Bisogna investirci soprattutto in questo momento della transizione ecologica, in questo momento in cui ci sono i finanziamenti del PNRR, dove so che sia il parco, molti pure i sindaci stanno sviluppando dei progetti che spero vengano finanziati a breve, e quindi rimarrò per seguire l'evolversi del convegno, che è noto di alto livello. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Bene, passiamo alla fase delle relazioni. La prima è quella del nostro presidente, il professor Giovanni Cannata. Allora, le relazioni. Le relazioni hanno sempre il rischio di far addormentare, ma io poi sono anche un po' facilitato dal fatto che molte cose già sono state dette, quindi scorbicerò le cose che mi ero annotate. 100 anni sono trascorsi, 100 anni, 100 anni nei quali però noi con
abbiamo cercato di tenere un po' la barra dritta sul percorso dei 100 anni e, delle, e del senso di un parco che Sibari aveva individuato. Poi la dottoressa Orsello, a nome della Fondazione Sibari, farà alcune considerazioni. Le funzioni del parco sono state certamente quelle del testo del 23, ma che aveva una concezione, tutto sommato, è stato ricordato in precedenza, abbastanza riduttiva, ma intuitivamente alta, perché l'ho detto stamattina alla trasmissione del TG regionale, perché per esempio Sibari, che aveva guardato con attenzione la questione dello sviluppo del turismo sostenibile, non lo chiamava sostenibile, ma aveva guardato con attenzione a questo traguardo. Traguardo e quali sono? Ricordiamolo ad alta voce, perché viene, queste cose poi vengono registrate, vanno su YouTube, su tutto quanto altro serve, ed è bene che le puntualizzazioni si facciano. Compito del Presidente e del Consiglio Direttivo è quello di avere una visione, di dare alcuni elementi di indirizzo all'azione. Un parco nasce per le esigenze della conservazione, un parco è un laboratorio di ricerca, un parco è un che sembra quasi un mal di gola, ma insomma, ma che vuol dire Lazio, Abruzzo e Molise. Anche questo è un crogiolo molto importante, però di lavoro sul quale bisogna ragionare, e che ha incrociato le diverse stagioni, perché di questo noi dobbiamo tener conto. L'ha ricordato il Presidente Marsilio, che voglio ringraziare vivamente, perché ci siamo fatti una grandissima bagnata il 9 di settembre, e quest'oggi, nonostante i suoi acciacchi temporanei, ha voluto essere qui con noi, che ha incrociato le stagioni della cultura ambientale e della politica ambientale nel nostro paese. 100 anni sono trascorsi, 100 anni ci hanno insegnato tanto della conservazione e della valorizzazione della cultura. Ci hanno insegnato ad elaborare strategie per realizzare quel grande progetto di tutela della biodiversità del paese, oggi inserito in una strategia nazionale, non lo dimentichiamo, e secondo quanto sancito di recente in Costituzione, non lo dimentichiamo. Ci hanno insegnato che occorre investire su territori che molte volte, il Presidente Massimo ha ricordato una battuta che condivido totalmente, sono aree fragili, non sono le grandi aree vuote di alcuni continenti, e che occorre coinvolgere in questo disegno le popolazioni a vantaggio delle future generazioni, un disegno che dia ai giovani opportunità di occupazione nel mondo della conservazione attiva, così come deve essere nei parchi lavoratori per lo sviluppo sostenibile, avendo la cura di spiegare e narrare qual è il valore della natura. 100 anni di cambiamenti dei nostri territori, 100 anni di cambiamenti nelle società insediate, 100 anni di cambiamenti nella cultura, nelle risorse e nel loro uso, con attività compatibili, quali quelle agricole, quelle forestali, dell'accoglienza. 100 anni e l'emergere di fenomeni nuovi e gravosi, quali l'abbandono di porzioni di territorio dei cittadini. E questo è uno spazio che ancora dobbiamo percorrere più incisivamente. 100 anni nei quali, secondo l'abbonamento di Sibari, si è tentato con alterne fortune, e qui ritorno al discorso del contatto con i comuni e con i territori, a superare pregiudizi inveterati e debellare multiformi interessi difesi con disperato accanimento. Questo scriveva Sibari.
superando bizze e rivalità nei piccoli comuni di montagna. Noi siamo qui e vogliamo, non ci sostituiamo a nessuno, siamo qui insieme per cercare di svolgere questo ruolo di dialogo costruttivo con le comunità e i territori. Sipari, nel programma annuale di amministrazione e gestione, aveva delineato un'interessante mappa e quindi qui siamo sul sentiero di quello che è stato raccontato. 100 anni sono trascorsi e hanno visto crescere l'attenzione per la ricerca sul parco. Voglio ricordare che il parco nasce perché alcune associazioni di ricerca si erano significativamente impegnate in questo. I 100 anni, penso nel mese di marzo, per non essere troppo affettuoso, pubblicheremo un volume che cercheremo di divulgare poi adeguatamente su 100 anni di ricerca sul parco, per il parco e nel parco, e che vuole costituire ancora una volta un tentativo di esempio da mettere a servizio anche dei colleghi di altri parchi. Qui ringrazio i presidenti dei parchi che hanno avuto quelli che essere i confratello della Maiella, Lucio Zazzare, ma il confratello legato dal Tratturo, il presidente del parco del Gargano, il presidente del parco del Circeo, che hanno voluto essere con noi quest'oggi, rendere disponibili quello che sappiamo. 100 anni, mi dispiace prendere qualche minuto in più, ma penso che alcune cose vadano dette chiaramente. 100 anni nei quali sono stati declinati in vario modo il governo dei processi del cambiamento, il modo con cui si gestisce il cambiamento, l'evoluzione dei principi della conservazione, la promozione territoriale e sostenibile e consapevole dei territori, la partecipazione e il dialogo con i territori, che non possono essere dichiarazioni di principio in un convegno, ma devono essere prassi messe in piedi nell'azione quotidiana. 100 anni che vanno poi visti in un quadro nuovo, ricordato ancora una volta Marsilio, il presidente Marsilio prima, l'Europa e gli impegni. Noi poi sottoscriviamo impegni a livello internazionale e qualche volta ce li dimentichiamo. Sottoscriviamo impegni europei e qualche volta ce li dimentichiamo. E abbiamo in Europa agende importanti che dobbiamo percorrere e che non sono lasciate alle singole competenze di settore, ma che devono essere messe insieme. Voglio ricordare qualcuna: dalla riforma della politica agricola comune, dal ruolo che territori come questi possono avere anche, ma come mai nei parchi? Ma certo, alle questioni della biodiversità, alle questioni della politica della coesione, alla strategia forestale, tema che deve essere interpretato con intelligenza, senza pregiudizi. Bene, 100 anni sono passati, il nostro 100 anni sono passati anche con tanti percorsi amministrativi, non lo devo ricordare a molti di voi che sono molto più esperti di me su queste questioni, sia come amministratori sia come studiosi. Basti pensare a tutti i passaggi di carattere amministrativo in cui si è navigato fra la 142, le leggi sulle comunità montane, le trasformazioni in DOT e adesso l'affacciato tema delle autonomie, rispetto alle quali la questione della gestione ambientale è un tema che sta dentro e che deve essere interpretato intelligentemente. Noi seguiamo con attenzione queste questioni. 100 anni che io voglio interpretare come il passaggio dal parco del notabilato, non me ne vogliano gli eredi di Sipari, al parco della comunità, in un dialogo tra le componenti di un sistema locale. Un sistema è tale se io mando dei segnali, ricevo dei segnali, reagisco su questi segnali e delineo delle politiche successivamente. Le istituzioni cambiano soprattutto se cambia la relazione tra i cittadini e le istituzioni e se le istituzioni sono in grado di indurre ad aiutare questa riqualificazione del loro rapporto. Anche questo noi vogliamo mettere nella nostra agenda di lavoro, non sostituendoci a nessuno. I sindaci sono i sindaci, il presidente della provincia sono il consiglio regionale, la giunta regionale. Noi siamo cooperatori in questa azione che vogliamo svolgere insieme. Cambiano le
istituzioni, se cambia le relazioni tra addetti alle istituzioni e i loro compiti. Cambiano se i saperi socialmente disponibili, mi sono un po' occupato di costruzione di saperi negli anni della mia vita professionale, sono chiamati a dare una mano in modo meno occasionale e sporadico, e se nessun sapere presume un monopolio tale da spacciare la propria razionalità per sapere esclusivo o dominante. Io credo che non si tratti di conservare il passato, ma si tratti di tentare di realizzare le speranze future. Vorrei concludere con una vorrei concludere non con parole mie né con parole di un autorevole studioso. Vi prego di avere pazienza qualche attimo ancora. Vivere il parco per me è stato come rinascere a nuova vita, persa nella metropoli romana, tra lo smog, i grigi palazzi e gli uffici della mia università. Quasi non ricordavo più il motivo per cui mi ero iscritto al corso di laurea in biologia ambientale. Studiare e celebrare la natura in un luogo completamente disconnesso da essa, e a poco mi stavo lavorando. Vivere il parco mi ha ricordato con forza chi sono e qual è la missione che ho scelto nella vita. Mi sono iscritta al concorso per guardiaparco ausiliare, ecco così vi svelo chi scrive, con l'obiettivo di ritrovare me stessa, mettermi alla prova e capire cosa significasse davvero essere un guardiaparco. Personale al quale, come tutto il personale del parco, va il nostro ringraziamento. Oltre alla teoria e ai manuali, ho scoperto un lavoro straordinario, caratterizzato da un profondo rispetto e amore per la natura. È una professione che forge il carattere. Sono tornata a casa con un ricco bagaglio di esperienza professionale, culturale e personale, la mente rigenerata, le idee più chiare, il sorriso, una nuova motivazione e il cuore pieno di gioia. Questo ha scritto una ragazza che è stata qui come guardiaparco ausiliare per un periodo abbastanza breve. E questo dà il senso del valore, come il Presidente della Comunità dice, il valore di un parco. Il valore di un parco, sì, sappiamo, discutiamo, i servizi ecosistemici, io per la pressione di queste cose non rompo le scatole raccontandovi nulla su questo. Ma il valore del parco, significativamente, sta in un messaggio che una ragazza, che è venuta qui, che ha vissuto questa esperienza, mette a servizio di tutti quanti. Questo è il dato più bello, e quello che vi posso garantire è che per il tempo in cui personalmente avrò la responsabilità di conduzione di questo parco, anche con il confronto, lo voglio dire chiaramente, dei miei colleghi con i quali mi piace misurarmi per capire dove si spinge avanti la frontiera, questo noi lo faremo e saranno dedicate tutte le nostre risorse. Voglio anche ringraziare il Consiglio regionale, la Giunta l'ho già ringraziata, non è un ringraziamento di piaggeria, l'ho già detto, per l'attenzione che si è voluta determinare con la legge regionale che poi sarà ricordata. Io penso che è solo con una parola che noi potremo celebrare i prossimi 100 anni, io ci sarò ovviamente. Ma e la parola è insieme. Se saremo capaci di lavorare in quest'ottica, noi faremo un grandissimo percorso di qualità. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Presidente, che ringrazio a nome personale, perché fare il direttore del Parco d'Abruzzo non è facile. D'Abruzzo, Lazio e Molise, e farlo però con il presidente Cannata significa farlo con le spalle un po' più coperte. Ringrazio anche il vicepresidente Carlo Rufo e la professoressa Anna Loi, componenti del consiglio direttivo, ma approfitto a questo punto a ringraziare tutto il personale del parco, perché se si può lavorare, se il parco fa tante cose, tante iniziative, tante attività, perché ci stanno un centinaio di persone tra personale di ruolo, gli stabilizzati, perché paghiamo ancora questa cosa degli stabilizzati, guardiaparco, di tutto di più, e collaboratori che a vario titolo prestano e ci danno una mano, tutto questo è possibile, ripeto, perché c'è personale qualificato che tutti i giorni con tanta passione, poi ovviamente in mezzo a noi ci sta l'eccellenza, qualcuno che è da 10, da 11, qualcuno che come in tutte le amministrazioni è da 6 meno meno,
qualcuno per qualche giorno si piglia pure la nota e da due ti fa scappare la pazienza, però devo dire il livello è molto alto e questo ovviamente rende tutto più semplice. La prossima relazione è di Simone Orsello della Fondazione Erminio Zelzipari, che ci traccia, ovviamente ci parla del pensiero del primo presidente del parco, il promotore Erminio Sipari. Grazie, porto innanzitutto i saluti del presidente della Fondazione Sipari, Gaddo Della Gherardesca, che per un sopraggiunto concomitante impegno non ha potuto raggiungere Pescasseroli. Ringrazio appunto il professor Cannata, il direttore Sammarone, per aver voluto condividere i festeggiamenti con la Fondazione Sipari, una fondazione che è stata costituita nel 2005 da Maria Cristina Sipari, figlia dell'onorevole Erminio Sipari, proprio per ricordare l'opera che suo padre ha profuso e l'impegno svolto per l'istituzione del parco. È per me un onore essere qui oggi per parlare di Erminio Sipari in una delle giornate più significative dei festeggiamenti del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo. Un parco la cui storia, la storia dell'istituzione, è appunto una storia lunga, articolata e complessa, nella quale Erminio Sipari ha senz'altro rivestito un ruolo fondamentale. E io, se riesco, posso... Allora, inizierei appunto con mostrandovi una targa che è posta sulla facciata principale del Palazzo Sipari qui a Pescasseroli, una targa che è stata voluta dall'ente parco in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione del parco stesso, proprio nel 1973, in cui è scritto: qui visse ed operò Erminio Sipari, che nel corso di feconda attività politica attuava tra i primi in Italia, con antiveggenza, tenacia, abnegazione, nuovi indirizzi protettivi della natura, fondando nel 1922 il Parco Nazionale d'Abruzzo. Ora, la prima idea di costituire un parco nazionale non era stata appunto di Erminio Sipari. Lui appunto fa propria per certi aspetti un'idea che deve essere, che Sipari stesso appunto riconduce al professor Romualdo Pirotta, un botanico, un naturalista, il presidente della Società Botanica Romana, che dopo la chiusura della riserva areale di caccia, qui nell'Alta Val di Sangro, poneva all'attenzione della comunità la necessità di tutelare due specie uniche al mondo, l'orso bruno marsicano in particolare e il camoscio d'Abruzzo. L'orso bruno marsicano che per alcuni aspetti era stato tutelato da una riserva reale di caccia, perché essendo appunto consentita la caccia all'orso soltanto al re, paradossalmente si è trattato proprio di una sorta di prima misura protezionistica, perché il re ovviamente diciamo la spesa prevista per l'istituzione di questo parco, che aveva una superficie molto più ampia di quella che poi ha avuto il Parco Nazionale d'Abruzzo. Io nel frattempo non so se vado avanti, senti. Dicevo, la spesa di 80.000 lire prevista al ministro del Tesoro sembrò
dicevo, la spesa di 80.000 lire prevista per appunto l'istituzione di questo parco sembrò troppo elevata e quindi si decise di soprassedere alla presentazione del disegno di legge per l'iniziativa parlamentare in attesa di un governo che avesse meglio intese le finalità scientifiche e pratiche dell'istituzione del parco. Andiamo ancora avanti. Ora ok. E ancora avanti. Ok. Allora, di fronte appunto all'inerzia del governo, si decide di seguire l'esempio del Parco Svizzero e dunque di costituire un ente per iniziativa privata che affittasse direttamente i terreni dai diversi comuni ricadenti nell'area scelta. Si è parlato di bicentenario, nel senso, in realtà io aggiungo un tricentenario, perché la costituzione dell'ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo è proprio si è avuta con la costituzione appunto per iniziativa privata il 25 novembre del 1921. E il 25 novembre del 1921 si ebbe appunto una riunione alla quale partecipò l'onorevole Emiliani, un industriale, un alpinista, un viaggiatore, che era presidente della Federazione Promontibus et Silvis, una federazione che si dedicava alla protezione dei boschi e delle foreste. Insieme a lui c'era il commendator Borghesani e ovviamente c'era l'onorevole Erminio Sipari, che all'epoca era presidente della sezione Lazio e Abruzzo della Federazione Promontibus. E loro appunto decidono di costituire l'ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo. Dopo che ben governi erano rimasti sordi alle nostre preghiere per tutelare una fauna così rara, ci decidemmo a fare da noi, prescindendo dallo Stato. Io ovviamente mi avvalgo di alcuni scritti di Erminio Sipari che sono appunto raccolti nella relazione Sipari, che Sipari scrisse nel 1926 e che è stata più volte appunto rieditata. A questa riunione del novembre del 1921 parteciparono anche appunto importanti sodalizi come il CAI, il Club Alpino Italiano, il Touring Club Italiano, e alcuni rappresentanti dei ministeri, del Ministero della Guerra, del Ministero della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura. E Sipari appunto scrive: chiunque altro si sarebbe scoraggiato, noi invece, raggruppati attorno alla Federazione Promontibus, prendemmo impegno per far trionfare ad ogni costo la nostra idea. Era ormai evidente che contro l'apatia ministeriale non rimaneva che ricorrere all'iniziativa privata, e a tal fine la Federazione Promontibus il 25 novembre 1921 indisse una riunione fra rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di private istituzioni. In detta riunione venne costituito l'ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo e per amministrarlo fu nominato un direttorio provvisorio che io ebbi l'onore di essere chiamato a presiedere. Nel frattempo cosa succedeva? Che Benedetto Croce, che ovviamente no, abbiamo detto appunto che Erminio Sipari viene nominato presidente del direttorio provvisorio e inizia, diciamo, a far proprio appunto questo percorso che andava avanti, e andava avanti anche con, per certi aspetti, il contributo di suo cugino Benedetto Croce, i quali appunto in più occasioni hanno visto intrecciarsi i loro percorsi. Benedetto Croce nel giugno 1920, quando era ministro dell'istruzione, presenta un disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. Un disegno di legge che concluse il proprio iter legislativo due anni dopo, nel giugno del 1922, e con la promulgazione della legge 778, 11 giugno 1922, che è stato, diciamo, il fondamento per
la successiva istituzione dei parchi nazionali. Il 9 settembre del 1922 viene inaugurato a Pescasseroli il Parco Nazionale d'Abruzzo, con una manifestazione importante a cui prese parte la cittadinanza, e così come i cittadini delle località vicine a Pescasseroli, presero parte importanti personalità del mondo della politica, della cultura, e appunto venne inaugurato venne riportata una incisione sulla roccia: Parco Nazionale d'Abruzzo, sorto per la protezione delle silvane bellezze e dei tesori della natura. Nel frattempo, pochi giorni dopo, si costituiva la Condotta Forestale Marsicana, che era il primo esempio di un consorzio forestale tra le amministrazioni comunali per il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli. Fino ad arrivare appunto all'11 gennaio del 1923. Qui si ha appunto la terza tappa che ha portato alla costituzione del parco, e con il Regio Decreto numero 257, che appunto finalmente il governo fascista aveva recepito le istanze che per 10 anni appunto si erano erano state avanzate. E il Regio Decreto appunto 257 si dichiarava costituito il Parco Nazionale d'Abruzzo con una distesa di 18.000 ettari. Disegno di legge che poi venne convertito con la legge con dettagli e dovizia di particolari gli avvenimenti e le iniziative che avevano portato alla realizzazione del parco, raccontando appunto quelle che erano state le difficoltà incontrate durante il processo di costruzione di costituzione dell'ente. Il segretario appunto dell'ente, Riccardo Lanni, con riferimento alla istituzione del parco, scrive: la questione non sarebbe mai stata risolta se un uomo di ferma fede e intancabile energia non l'avesse sposata come cosa propria, non avesse, con diuturna opera di persuasione, contatto e tenacia ammirevoli, vinte le incertezze dei comuni, cui territori dovevano entrare a far parte del parco, e le difficoltà d'ogni genere che ne ostacolavano il sorgere. E il parco d'Abruzzo ebbe la fortuna di avere nell'onorevole Sipari colui che a tale complessa opera, con entusiasmo, dedicò tutto se stesso e tutta la sua influenza politica. Ma io, abbiamo parlato di Erminio Sipari, però non abbiamo detto chi era Erminio Sipari fondamentalmente. Fondamentalmente Erminio Sipari era un uomo che, pur non essendo appunto nato a Pescasseroli, era nato ad Alvito nel versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, amava questo territorio, la sua famiglia di origine era appunto già da 3 generazioni, abitava a Pescasseroli, aveva una visione cosmopolita e progressista e aveva, diciamo, a cuore la modernizzazione di questa terra, e quindi appunto compie tutta una serie di attività proprio per raggiungere questo obiettivo. Progetterà e realizzerà una piccola officina idroelettrica per dare la luce a Pescasseroli nel 1908, si impegnerà appunto candidandosi alle elezioni per la Camera dei Deputati già nel 1913, incarico che porterà avanti per 4 legislature, con l'incarico di presidente del parco. E come presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, incarico che ha mantenuto per 10 anni, dal 1933 al 1922 al 1933, tra appunto i punti programmatici saranno quello per la realizzazione dei servizi essenziali, quindi lo sviluppo del turismo. E proprio lo sviluppo del turismo, e oltre che ovviamente a quello della conservazione della natura, Erminio Sipari dedicherà moltissime energie. Sipari parla appunto del Parco Nazionale d'Abruzzo differentemente da quello del Parco Svizzero e del Parco
del Piemonte, non, dice che non si doveva trattare di una bandita, perché appunto qui in questo parco le porte dovevano essere aperte agli escursionisti di tutto il mondo. Lui, proprio per promuovere lo sviluppo del turismo, si impegnerà per costruire le strade, penserà addirittura alla realizzazione di una autostrada che collegasse Roma e Napoli, con un'uscita a Cassino, quindi nel versante appunto laziale, diciamo, proprio per consentire un accesso più facilitato ai comuni del parco. Si occuperà del miglioramento dei trasporti e ovviamente si dedicherà alla riattazione, alla costruzione dei rifugi, anche con l'ausilio dell'architetto Gustavo Giovannoni del Club Alpino Italiano. Cerco di stringere al massimo, quindi, e si darà, si attiverà moltissimo per promuovere non solo appunto in Abruzzo, ma in tutta Italia, il parco che lui considerava come una sua creatura, e quindi farà una intensa attività di propaganda, utilizzerà anche, come dire, la parentela di Benedetto Croce per far sì che lo stesso filosofo scriva una piccola monografia che dedica a Pescasseroli, al paese di Pescasseroli, monografia che verrà inserita poi dallo stesso Croce in appendice alla famosa storia del Regno di Napoli, e questo ovviamente farà sì che questo piccolo paese, ancora così poco noto, fosse in realtà, arrivasse, come dire, all'attenzione di molti studiosi in tutta Italia, perché appunto la storia del Regno di Napoli era un'opera di grande importanza. E abbiamo parlato appunto di quelli che erano alcuni degli aspetti fondamentali di Sibari, quindi la modernizzazione, lo sviluppo del turismo, ma ovviamente c'era anche appunto la protezione del territorio, la protezione e la tutela della flora e della fauna. Quindi abbiamo visto prima, è passata già una slide relativa alla prima ordinanza che fece Sibari nel 1923 per il divieto di caccia all'orso, un divieto di caccia che tra l'altro non andava travalicava i confini del parco, esattamente, e poi appunto fece un'attività di rimboschimento per fini estetici, contrastando l'uso smodato appunto dell'accetta, e come abbiamo già detto aveva voluto appunto costituire la condotta forestale marsicana. Concludo. Sibari appunto ha elaborato un modello che coniugava la tutela dell'ambiente, della natura, con, abbiamo detto, un'economia agrosilvopastorale, portando appunto un miglioramento, un benessere maggiore alla popolazione con lo sviluppo appunto del turismo. E l'ultima slide è quella appunto del 33, sarà la fine di un'epoca, possiamo andare molto avanti. Sarà la fine di un'epoca, perché appunto gli enti parco verranno sciolti e l'amministrazione verrà affidata alla Milizia Nazionale Forestale. Fulco Pratesi, nel 75esimo, Alte Folte e una fauna magnifica, il merito in grandissima parte va a Erminio Sibari, deputato abruzzese, cugino di Benedetto Croce ed esponente di una delle più note famiglie di Pescasseroli. Grazie. Ringrazio per questa presentazione. Vorrei fare due precisazioni e due note di informazione alla sala. La prima, questa relazione Sibari, che vi invito a leggere perché è veramente ricca di indicazioni, è stata edita dal parco, delle edizioni del parco, e a partire da dopodomani, diciamo, sarà anche consultabile sul sito del parco. Dico dopodomani perché insomma lasciamo gli epitetici. Ma vorrei dire anche che la seconda relazione, che adesso sarà introdotta dal direttore, anch'essa è stata
edita dal parco, nella collana Edizioni del Parco. C'è una raccolta significativa di documentazione di storia del parco. Chi ne fosse interessato ne ha ampia informazione nei nostri archivi. Ma voglio offrire al presidente, non me ne parla il delegato del Borghese, al presidente Marsilio e al vicepresidente Sant'Angelo una chicca che abbiamo scoperto e che d'ora in poi vi consentirà di massacrare il presidente del Gran Paradiso. E la chicca è del ministro, anche è del ministro che abbiamo chiesto. E la chicca è la seguente: quando diventano effettivi, quando diventano pienamente vigenti i decreti legge? Quando sono convertiti. Bene. Allora, siccome i nostri amici piemontesi vanno dicendo che loro sono il primo parco d'Italia, questa cosa non è vera. E adesso vi dico perché. Perché il decreto, devo alle informazioni che sono state raccolte, lo sapevo neanche io. Il nostro decreto è stato convertito il 12 luglio del 1923. Non è un'occasione per fare un altro centenario. No, non vogliamo fare. Quello del Gran Paradiso è stato, ha avuto il decreto di conversione nel 1925. Quindi noi siamo il primo parco di Napoli. Allora, questa l'abbiamo, come dire, scavata con l'ufficio comunicazione, perché quando siamo andati a festeggiare il centenario del Regio Decreto di istituzione il 3 dicembre al Gran Paradiso, il ministro disse: vabbè, ci sono anche gli amici abruzzesi, però non sono ancora centenari. A luglio potremmo dire: noi siamo centenari, voi dovete aspettare un altro paio d'anni. Insomma, ci rincorriamo in questo modo. In realtà era una bella rincorsa. Allora, io passo la parola molto volentieri a Liliana Zambotti, la dottoressa Liliana Zambotti, che facendo un lavoro da, non so se lo dico, tanto lo penso, topo di biblioteca, ma insomma, avendo salvato un patrimonio storico culturale dagli archivi dell'Università di Bologna prima e dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, che per tanti anni ha diretto professor Spagnesi, che in sala, che saluto e ringrazio per la presenza, ha scavato e quindi ha reso disponibili una montagna di carte che appunto stavano chiusi in quegli archivi, e da questa prima tornata di carte e di documentazione è venuto fuori questo libro che abbiamo volentieri pubblicato. La dottoressa Zambotti ci ha donato tutta la documentazione, per cui l'archivio storico del parco, che ricordavo il presidente, è titolare ora di questa documentazione. E questo volume prende in considerazione un periodo molto particolare, che è quello sostanzialmente dal 45 al 70, di cui non si sa poi tantissimo, perché è conosciutissima la prima parte della storia, quella che ha raccontato molto bene Simona Orsello, e poi ovviamente l'ultima parte. In questo, diciamo, in quei periodi, per tutta una serie di ragioni, c'erano un po' di buchi che questo volume contribuisce a colmare, e il volume ovviamente, al di là del racconto che fa l'autrice, ma c'ha tutta la documentazione a corredo, per cui tutte le carte che stavano nell'archivio dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica sono in questo volume, e quindi si può leggere direttamente la corrispondenza. È un bel malloppo, per cui bisogna avere tanta passione. Però grazie intanto, dottoressa, per averci regalato tutto questo materiale, e soprattutto, lo dico da cittadino, averlo salvato, perché spesso quando si svuotano gli archivi si prende tutto e si manda al macero, che è un peccato mortale. Prego. E un ringraziamento, questo fatemelo fare, al Presidente e al Dottor Salmarone, ai vertici del parco, perché quando ho offerto questo libro, cedendone tutti i diritti, hanno capito al volo che qualcosa sotto c'era, un po' di pesante,
tutti, ma non gliel'ho mica ancora detto, no, glielo dico oggi, perché hanno detto Orco ci regala sta roba, e a naso hanno detto qui cosa c'è, adesso ve lo dico. C'è una linea di ricerca del CNR, mio ente, da cui sono sopravvissuta dopo 40 anni di lavoro, che non è ancora finita. Questa linea di ricerca, guarda guarda, si chiamava conservazione della natura, e questa linea di ricerca aveva un periodo, ma siccome, come disse un mio presidente, le ricerche non finiscono mai, io ho continuato, ovviamente, doverosamente, e quando si parla di conservazione della natura in Italia, vuoi non parlare del Parco dell'Abruzzo? Oggi non vi parlo del libro, vi parlo di dietro le quinte, perché se volete leggere la documentazione certa che ho riportato, e avete la bontà, non vi parlo di questa. Questa linea di ricerca, finito il periodo giuridico, è continuata, presidente dell'ente e Istituto Nazionale Fauna Selvatica, professore emerito della Sapienza di Roma, professore Eri Manelli, tuttora vivente, ha detto sai che ti dico, che a me è piaciuta, questa prosegue. E da lì sono nati molti convegni, molte pubblicazioni, le abbiamo già fatte, e è nato anche questo libro, che ho pensato bene di dare al proprietario, che è il parco. Io sono scritto, ma il professor Cannata, il dottor Sammarone, hanno visto il mio obiettivo, che era quello di documentare. Vedrete sempre in nota l'ente che ha scritto, il protocollo, la sezione, la data, la firma, dove non erano leggibili sono andato a cercarmi le firme. Questo è un libro dove non riporto, come spesso ho letto in questi 20-30 anni e da un po' che sono nell'ambiente, ho letto molti pensieri personali degli storici. Io non sono una storica e ci tengo molto a dirlo, perché, scusate, ma avevamo anche noi dei sassolini dalle scarpe per toglierci. E la mia polemica è finita qua. Allora, se leggerete la premessa, vi dico dei punti importanti. Innanzitutto il 1907, perché è da lì che si parla a livello internazionale del Parco d'Abruzzo. La Promontibus, ci dimentichiamo, è stata fondata da Gigi, ed era lui presidente nel 1907, era lui che ha portato, su invito dell'impero austro-ungarico, a Vienna le carte geografiche che fece sulla distribuzione della selvaggina in Italia, per ogni specie, ed è a Vienna che vinse il premio. Nel 1910, le carte erano nel 1907, quando vinse il primo premio, e fu banale dire a scusatemi il termine, a Vienna è il parco d'Abruzzo, è là che deve nascere il primo parco in Italia, anche perché era in contatto stretto con Saint-Lazare, la Svizzera. Allora, qui arrivo a parlarvi. Questo è molto importante da dire, perché dopo subentra Migliani, che ho dovuto sapere tutto perché in un convegno mi ha fatto parlare di Migliani, se non è che qui fosse, ma ecco questo, qui si parla. 1907 però il parco cominciò a girare questo nome a livello europeo, perché dopo parliamo di chi era Gigi e cosa fece per questo parco che lui amava, come una sfida, perché era abitato, questo era il punto, dura, come consulente. I disegni di legge materialmente, Rava, Rainieri, D'Arzago, li ha scritti lui, abbiamo i manoscritti, nel 23 introduce un principio fondamentale, dice cosa c'entra col parco, molto c'entra, perché questi parchi nacquero senza delle leggi fondamentali di sostegno, era la legge istitutiva su cui si appoggiavano, ma era fragile. Quando Gigi poté scrivere la legge del 23, e guardate che la legge del 23 dopo tante catombe di disegni di legge fu potuta è stata emanata perché c'era un governo forte, se no non sarebbe mai nata. Pensate che la legge del 23 introdusse un principio scritto da Gigi fondamentale, subordinò il diritto di caccia agli interessi prioritari della protezione della fauna selvatica. Andate a leggere, non c'era prima. Ragazzi, fu un'innovazione. Pensate che è stato più facile unificare il regno d'Italia e gli antichi stati che emanare una legge in campo venatorio,
lo racconterà molto bene nell'altra legge importante del 39, oddio santissimo, Cervo, grandissimo, ha scritto un libro stupendo, dal carcere fra due plotoni di esecuzione, io sono stato ricordato per la legge sulla caccia del 39, un parco d'Abruzzo che mi nasce, con idee importanti, dice ma non se ne parla, abbiamo dei vuoti, no? Li abbiamo riempiti questi vuoti, prossime pubblicazioni. Questa legge sulla caccia fu fondamentale perché un parco ha potuto dal 23 essere supportato dalla legge sulla caccia. Dal 23 al 45 vi ho solo abbozzato quello che adesso scriveremo e riempiremo con documenti certi, innovativi, anche questi, ma noi li abbiamo. Perché? Perché le leggi fondamentali, signori, piaccia o no, sono state proprio emanate nel cosiddetto ventennio. Ci siamo? Piaccia o no? Dice non si parla del parco vuoti, non è vero, perché si parlava e molto in quel periodo dei parco d'Abruzzo. Anch'io ormai ce l'ho nel cuore, quindi dovete accettarmi. Allora, CIPO, Comitato Internazionale Protezione Uccelli. Scusate, ma l'Europa era rappresentata da gente alla cura, mica niente. Organizzazione capillare che proprio non è stata toccata né dal conflitto mondiale, da niente, loro si parlavano continuamente. Quando Jean Dracour, come tanti altri, sono dovuti andare via dai loro paesi perché erano ebrei, perché Jean Dracour se ne andò a New York, la consegna che fece a tutti quanti, tutti i paesi d'Europa, è stata non abbandonate il vostro posto. Erano professori universitari, direttori di dipartimento, di musei, di giardini zoologici, e ognuno, ma che si tennero in contatto, Jean Dracour era un grande amico di Gigi, e io vedo in queste lettere dal 20 al 45, sto parco d'Abruzzo, come va, fammi le inchieste, lui faceva quel che poteva. L'Ufficio Internazionale Protezione della Natura parlava continuamente di voi. Nessuno lo sa queste cose, hai voglia che c'è un vuoto, non c'è un vuoto dal 23 al 45, durante il ventennio, hai voglia te che si parlava, erano tutti scienziati. Dall'Ufficio Internazionale Protezione della Natura nacque poi nel 48 a Fontainebleau l'attuale UCN. Quando voi vedete nel parco, avete la bontà di leggere il libro, oddio l'UCN, a Nairobi si parla del parco d'Abruzzo alla grande, c'era Gigi, membro effettivo, e hai voglia. Il CIPO nasce nel 22, l'UICM nel 28. Quando vedete l'inchiesta sul parco d'Abruzzo, dici madonna mia, è stato Pavan, ma quale Pavan? Dietro c'era Digi che era membro effettivo e l'ha mandato perché si era un po' arrabbiato con la versione fatta su questo parco. Ripeto, amava molto il parco. Poi c'era il CIC, ragazzi, Consiglio Internazionale della Caccia, dal 1930 i più grandi nobili d'Europa, i più grandi riservisti che si occupavano di fauna, dice ma in sotto l'ottica venatoria, ma non è vero, c'era della gente di alta cultura dentro queste organizzazioni, hai voglia, non è vero che nel ventennio fino al 45 non si è protetta la natura, non è vero, e poi vi dirò il perché. Anno 45, processo misero per chi lo fece di epurazione di tutti quelli che non avevano abbandonato i loro posti, compreso Gigi. Delancour, da New York, scrisse immediatamente al comando alleato, un toccate Gigi, se no insorge l'Europa, ma anche Gigi scrisse al comando alleato. Nel settembre del Palestini, con cui c'era qualche problema, ma i forestali dissero Gigi, ma non scrivere più a Roma, tu vieni quando vuoi, come vuoi, ti portiamo dove vuoi, ti diciamo l'esatta consistenza dei camosci, degli orsi, delle cose. Quando questo così da Roma impedì a Gigi di andare a vedere il parco del Gran Paradiso, invece mica tanto Gigi, scrisse, no, le poste però funzionavano, le lettere due giorni ci mettevano, andare e tornare e rispondere. Il cacciatore della Casa Reale si arrabbiò, per non usare altro termine, ce l'hai con me? No, no.
Allora, non toccatemi i parchi, anche perché lassù c'era, c'era una donazione del re, quindi il Parco d'Abruzzo no. Però Agostini la pagò cara, lo stesso, anche davanti, dice ieri sera. Ma figuriamoci la forestale, da Vallombrosa, diceva, a tutta l'educazione. Allora finisco, perché lì trovate il vostro sopralluogo da voi, gli unici che fece Toschi e Ligi, vedete le foto con gli orsetti, tutto quello che è scritto non ve lo racconto. Racconto dietro sperando di contenermi in 15 minuti. Arriviamo alla Costituzione italiana, Madonna, cambia tutto, abbiamo la Costituzione, finisce periodo buio, non cambiò assolutamente nulla in Italia. Perché uomini e scrivanie, posto fisso, non si toccano innanzitutto, salvo qualcuno che rompeva. A livello di immagine, perché non credo siano stati licenziati, sapete perché non è, e meno male non è cambiato nulla, meno male è rimasto lo stesso magnifico apparato della pubblica amministrazione, perché le norme del ventennio, signori, sono durate in Italia 40, 50, 60 anni, 76 anni per cambiare quel benedetto articolo della Costituzione numero 9, per aggiungerci ambiente, per aggiungerci paesaggio. Troverete in quello che scriveremo, preparati, Salmaron, dalla prima riunione della Commissione Conservazione della Natura, abbiamo zoppa la Costituzione, cambiamo questo articolo 9. Ma sapete quante carriere sono state fatte per scrivere su questo articolo 9 all'università? Io vengo da là, lo so bene. Dei pallosissimi e noiosi libri ci siamo sorbettati per gli anni 80. E questo articolo ha cambiato 76 anni. Allora, gli uomini che governavano prima l'apparato pubblico sono rimasti gli stessi. Si sono scritti il 27 di dicembre del 46, il 15 giorni dopo il nostro presidente, il nostro ministro dell'agricoltura Antonio Segni scrisse a Ghigi, sta lì, continua a fare il consulente, non accettò mai le dimissioni finché Ghigi era al mondo. Sentite, ci sono voluti 76 anni per cambiare l'articolo 9 della Costituzione. Ce ne sono voluti 44 per introdurre in Italia la Convenzione sulla protezione degli uccelli del 1902, mai ratificata, del 1950. 44 anni con la legge della caccia, ovviamente, la 157. Questi sono i tempi, la 157 del 92. Ci sono voluti 44 anni a introdurre, cioè robe da chiodi. Ci sono voluti 43 anni per fare la legge sui parchi, l'Italia del diritto. Noi siamo stati governati dalle leggi del ventennio. Abbiamo fatto nel ventennio i parchi, la stazione avicola, no, non la dico qui perché è un altro file, ma è importantissima per lo sviluppo economico. Il CNR è nato, le bellezze naturali nel 22. Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, ve lo trovate sempre perché ha aiutato moltissimo il Parco d'Abruzzo, era l'unico organo pubblico di consulenza del governo, dei ministeri anche ovviamente. Il testo unico sulla caccia, ragazzi, del 39, ha introdotto parchi come parole, sempre, ha introdotto oasi, ha introdotto la possibilità di derogare ai luoghi di caccia. Voi pensate cosa non ha fatto la legge sulla caccia, a usanze come erano nelle Trentino. La commissione del CNR non è una commissioncina, era fatta da di volta in volta, 50-60, dei migliori rappresentanti della scienza italiana, dove non c'erano secondi a nessuno, un po' d'orgoglio. Allora, rettori, direttori di istituto, ho finito. No. Chi è? 2 minuti. Sì. Io faccio da vigile. E infatti, quanto, madonna mia, ho finito. Vi dico solo che fu una cosa molto importante e al primo riunione di questa commissione si parlò di ricerche di ecologia umana nel Parco d'Abruzzo, quindi eravate sempre presenti sui tavoli di grandi scienziati. Non parlo più.
Settimana prossima parlerò però di voi all'Accademia delle Scienze di Bologna, dove ricorderemo la morte di Gigi e i 70 anni di Natura e Montagna, la rivista sempre fondata da Gigi. E basta, cosa devo dirvi? E alla prossima pubblicazioni e riempiremo dei vuoti di questi periodi che sono in effetti solo la cui copertura è solo rimandata. Ho finito. Allora, io mi scuso per aver interrotto bruscamente, ma così stiamo nei tempi. Allora, la chiusura intanto grazie di questo racconto. Io ho letto un po' di questo volume, poi un po' me l'ha raccontato Loretta, che è la nostra responsabile della biblioteca e dell'archivio storico. E sì, io sono curioso di vedere il resto, di leggere i documenti, ma penso come tutti. Allora, la chiusura di questa mattinata al vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Roberto Sant'Angelo, che è stato, come ricordato, il promotore di questa legge regionale, che è una grande occasione, una grande opportunità. Ieri sera ne abbiamo parlato anche in comunità del parco, e che lascio raccontare a lui. Grazie Roberto. Buongiorno a tutti, nel doppio ruolo che oggi rappresento porto anche i saluti del Consiglio regionale d'Abruzzo e i saluti del Presidente Lorenzo Cospini. Voglio salutare il mio Presidente di Regione Marco Marzio, con eccellenza il Prefetto, tutte le autorità civili e militari presenti. Poi voglio ringraziare Massimo Masullo del distributo poligrafico della Zecca, perché la Zecca donerà la moneta del centenario del parco, ma anche il Piaggio Soffiaturo di Poste Italiane, perché anche Poste farà un francobollo commemorativo dell'evento del centenario. Questo centenario non doveva e non deve passare come un momento celebrativo così in cui il parco racconta la sua storia e si proietta verso il futuro, ma per noi abruzzesi l'Abruzzo è il Parco Nazionale d'Abruzzo, oggi Lazio e Molise, e il Parco Nazionale d'Abruzzo è l'Abruzzo, perché per anni questo binomio all'estero e in Italia l'Abruzzo veniva identificato come il parco. Poi i tre parchi nazionali, quindi la Maiella, il Gran Sasso, ma anche il Parco Regionale Silente Vedino, hanno aiutato a creare quel mito della nostra regione come regione verde d'Europa, che poi di fatto lo è. Da qui l'intuizione di aver realizzato come primo firmatario una proposta di legge, divenuta legge pubblicata sul Bura regionale, che inizia dal 2021, che voleva iniziare a raccontare i 100 anni della prima donazione del comune di Opi, dei primi 100 ettari che di fatto istituiscono l'embrione, quella che è la cellula primordiale di questo parco, per arrivare poi alla legge vera e propria che nel 22 e nel 23 vuole raccontare e celebrare l'istituzione del parco. Io devo ringraziare poi, abbiamo affiancato quindi alla politica un comitato che io chiamo di saggi, persone che gratuitamente attraverso la loro esperienza e il loro sapere ci stanno guidando nella realizzazione di eventi mirati, di temi che possono interessare poi i territori. In particolare questo comitato scientifico è rappresentato dal Presidente del Parco Cannata, dall'ultimo comandante generale del Corpo Forestale dello Stato, il dottor ingegner Cesare Padrone. Poi parliamo di Franco Salvatore, il professore già presidente dell'Istituto Geografico Italiano, perché abbiamo parlato anche di cartine geografiche, di quanto importante dei territori. E poi per una buona comunicazione il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Insieme al Consiglio regionale stiamo mutuando una serie di iniziative. Siccome non vogliamo calare nello stereotipo che dall'alto portiamo sui territori delle iniziative confezionali, noi che viviamo in comode città, abbiamo incontrato ieri la comunità del parco, dei sindaci, e abbiamo chiesto a loro di dirci che cosa vogliono, che cosa può interessare alle comunità che poi vivono nella quotidianità questo territorio, e ci siamo dati dei tempi per ricevere delle proposte e realizzare delle iniziative, quindi parlare dell'opportunità della nostra storia, realizzare delle pubblicazioni, perché sedimentare, avere dei libri che fermano dei testi, degli studi scientifici, degli atti, serve anche per proiettarci e intendere il parco come la nuova sfida delle nuove generazioni che vogliono fare impresa all'interno del parco, che lo vogliono vivere, esaminare anche le criticità che
capire perché il Parco Nazionale d'Abruzzo è un modello dopo tre generazioni nessuno lo metterebbe in discussione, invece su altri territori, altri parchi, vengono oggi osteggiati dalle popolazioni che lo vivono e lo vedono come un limite. Quindi anche capire qual è l'opportunità da copiare, perché le cose che poi funzionano vanno mutuate. Io devo ringraziare Loretta che questa mattina ha guidato me, la professoressa, in una bellissima esperienza nel Museo Storico del Parco Nazionale d'Abruzzo. E che cosa si evince nel vedere i documenti? Che loro già avevano capito che il business del territorio, che erano le pecore, la transumanza, stava finendo e si doveva puntare su un altro modello di sviluppo, probabilmente quello di attrarre i turisti. E c'è tutto un carteggio di Sipari che scrive al primo direttore del parco, Paolucci, e gli dice: dobbiamo incentivare i turisti, dobbiamo portare i turisti, dobbiamo lavorare su questo discorso. E il direttore risponde: ma non c'è neanche il forno, come oggi per dire, non ci sono nemmeno i servizi, non c'è il bar. Il primo forno comunitario di questo territorio lo realizza appunto il Parco Nazionale d'Abruzzo. Quindi capire la storia, loro già avevano capito che si doveva superare questo dogma della conservazione assoluta, perché qua ci vivono da sempre, da millenni le persone, quindi coniugare lo sviluppo sostenibile con la storia di un territorio, ma attrarre anche persone da fuori che potessero portare un valore aggiunto. Ed è stato importantissimo lo studio che ieri avete presentato alla comunità del parco, quello che dà i dati della presenza attraverso il monitoraggio di cellulari, quindi big data, nelle presenze del 2020 e 2021, quindi a cavallo del Covid. Beh, in questo territorio ci sono stati 3 milioni di visitatori, divisi in 2 milioni giornalieri e 1 milione di persone che hanno fatto almeno un weekend, e quindi significa che il parco ha portato i turisti. E parliamo dell'anno del Covid. Ma è interessante, poi ritorniamo alla legge, io ho aperto a caso il libro, la pubblicazione della professoressa, e c'è un articolo del 1964 di Chigi sulla Stampa. Leggo tre righe perché sono simpatiche. Difendere con maggiore energia il Parco Nazionale degli Abruzzi, quindi Abruzzo e Molise, ha paesaggi di straordinaria bellezza, contiene ancora orsi bruni e camosci, ma non basta proteggerlo contro la manomissione e le speculazioni. Occorre che nulla turbi la vita spontanea della natura. In principio sarà una spesa, con gli anni diventerà fonte di ricchezza. Ecco, che voleva dire? Noi ieri abbiamo analizzato 3 milioni di persone, decidono di venire a passare il loro tempo a scoprire le bellezze naturali. Probabilmente si è vinto perché persone illuminate hanno in qualche modo tracciato una rotta, seppur scomoda all'inizio, perché cambiare un'impostazione di vita, poi il cambiamento crea sempre una forza uguale e contraria. Invece persone con la visione come Sipari, persone che hanno scommesso che non esiste solo la costruzione o la realizzazione di infrastrutture che deturpano l'ambiente, ma scommettere proprio sull'ambiente e sul turismo, che poi è un tema centrale anche nel dibattito dell'abbattimento delle emissioni. Abbiamo parlato delle faccende vetuste, dei geositi che sono presenti in questo territorio, che sono incontaminati. La legge regionale che cosa vuole fare? Non vuole essere un momento celebrativo, vuole ricordare, sì, ma vuole proiettare questo parco per i prossimi 100 anni. Quindi va bene il centenario, lo sviscereremo in una serie di appuntamenti, e abbiamo già il placet del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti per scrivere la carta di Pescasseoli, perché ci siamo resi conto, tra le altre cose, che nel loro ordine deontologico parlano di come trattare i vari temi, ma non c'è nulla sull'ambiente. Quindi lo possiamo dire perché in un convegno all'Aquila già ci ha dato il via libera, scrivo, perché io mi immagino Pescasseoli che diventi la Chernobyl degli industriali, ma per l'ambiente, dove si possa parlare di ambiente, dove si possa tracciare la rotta dell'Italia ma anche dell'Europa di nuove politiche ambientali. Questo è la razza di quello che vogliamo fare in collaborazione con il Parco. Abbiamo nel 2021 sostenuto la pubblicazione di alcuni libri proprio per raccontare la storia, lo faremo anche nel 23, insomma sarà un anno bello per raccontare una parte del nostro territorio lontana dal capoluogo di regione, ma che riporrà al centro l'intera regione Abruzzo, perché l'ho detto all'inizio, l'Abruzzo è il Parco Nazionale è l'Abruzzo, e non ce lo dobbiamo ascoltare. Grazie. Grazie a tutti. Allora io desidero nell'accomiatarci, nel concludere questa iniziativa, veramente ringraziare tutti coloro i quali a vario titolo e a vario modo hanno collaborato al percorso che fino ad oggi abbiamo svolto. Oggi siamo a un tornante importante della vita del parco, e questo tornante è rappresentato dalla discussione e approvazione del piano del parco. Lo abbiamo assunto come obiettivo strategico, perché è poco definito
che dal 2008 si discuta del piano del parco e ancora non ci sia l'approvazione dello stesso. Abbiamo proceduto con l'ascolto di tutte, ringrazio molto la struttura e il gruppo di lavoro che ha lavorato significativamente su questo. Abbiamo raccolto tutti gli spunti che potevamo raccogliere, naturalmente saremmo degli stupidi se dicessimo sì su tutte le osservazioni che sono state proposte, alcune saranno accoglibili, alcune saranno sicuramente discusse. Questo percorso viene affidato adesso ai consigli regionali e quindi per noi anche la loro presenza quest'oggi è un dato per noi politicamente rilevante, quando dico politicamente nel senso della policy che questo ente vuole sviluppare. Noi ci attendiamo di chiudere questa vicenda del piano del parco, perché poi dalla stessa deriva la concreta attuazione di quello che Sipari aveva scritto nel suo programma, e cioè il piano delle attività socio-economiche e quindi la progettualità che dobbiamo attivare. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi e vi diamo il direttore, la cosa significativa è che qualche volta alza lui e schiaccio io, qualche volta alzo io e schiaccio lui, come si dice nel gergo, il gergo sportivo. E io voglio ringraziare Radio Parco che ci ha seguito con questa iniziativa, che ci segue sempre e che ha anche un canale attraverso il quale, come dire, diffondiamo le cose che diciamo in queste sale. Alcune di queste cose possono essere diciamo da tutto condivise da tutti, alcune altre vanno discusse. L'importante dei parchi che sono qui con noi, perché è un segno di vicinanza importante, di un percorso che dobbiamo forse rafforzare. Il presidente Marsilio ne avevamo fatto un cenno, questa idea di stare più insieme i parchi nazionali e il regionale, con cui c'è un ottimo rapporto di interlocuzione, c'è una strada per noi. Grazie a tutti e ai prossimi 100 anni.